Consigliere Angelucci. Prego, consigliere, per 5 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Stiamo riprendendo i lavori dopo una pausa pranzo, quindi cercherò di essere leggero per chi ha mangiato. Non voglio prenderla troppo alla lontana, quindi non pensate a male se parto dalla etimologia della parola, la parola sicurezza, che dal latino sinecure vuol dire esattamente senza preoccupazione. E per i pochi rimasti in quest'aula chiederei chi è che alza la mano per dire che quando si muove in macchina o a piedi, in bicicletta o in scooter, non ha in sé un senso di preoccupazione. E facciamo bene ad essere preoccupati, l'abbiamo sentito stamattina attraverso gli interventi degli illustri ospiti. Un bollettino di guerra. Nel 2015, lo ricordo, circa 174.000 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato la morte di oltre 3.000 persone. Se pensiamo che l'attacco alle Torri Gemelle, che è rimasto impresso nella memoria di tutti quanti noi del 2011, ha contato 2.700 vittime circa. Ogni anno in Italia c'è un attacco alle Torri Gemelle, una volta e mezzo il numero. Ogni anno si feriscono oltre 250.000 persone in Italia, un quartiere quanto quello dove vivo io nel decimo municipio. Grazie Presidente. Se guardiamo ai numeri su Roma che ho trovato fermi al 2014 perché evidentemente c'è una certa anche difficoltà all'aggiornamento. Risultano ben 11.900 incidenti stradali, con circa 154 persone che perdono la vita. Di questi 45 sono pedoni, 5 sono ciclisti. Per dare un'idea, rispetto alle altre grandi città italiane, dopo Roma c'è Milano con 42 decessi. Sono numeri che devono far pensare, soprattutto perché il costo sociale della incidentalità stradale, oltre all'aspetto della tragedia che ogni famiglia coinvolta vive, rappresenta un costo anche importante per il nostro sistema sociosanitario. Per Roma, solo Roma, 1,3 miliardi all'anno è stimato. E se pensiamo che a Roma la popolazione è in continuo aumento, al 2020 più o meno ho trovato stime che ci fanno pensare a circa 300.000 persone in più che vivranno a Roma, molto probabilmente collocate nelle aree esterne al GRA, che sono le aree che sono cresciute dal punto di vista urbanistico, in che modo poi lasciamo stare, ci fa pensare che aumenteranno gli spostamenti, soprattutto quelli più pericolosi, e quindi aumentano i rischi per l'incidentalità. Che cosa è stato fatto sino ad oggi? Nel 2011 è stato approvato un centro di monitoraggio per la sicurezza stradale, un centro di competenza sulla sicurezza stradale, che ha stilato tutta una serie di elementi, tra cui il piano comunale della sicurezza stradale, alcuni progetti che sono stati portati anche nelle scuole. È stata costituita la consulta cittadina, lo ricordava prima l'assessore Meleo. Faccio un piccolo inciso nei meriti del piano comunale della sicurezza stradale. Non so chi di voi l'ha letto. È un documento redatto estremamente bene, sul quale tuttavia io ho un commento, una cosa che non mi è piaciuta, cioè che
che l'obiettivo di questo piano, che si pone questo piano, è un obiettivo di riportare la mortalità, il tasso di mortalità a 3,8 morti per 100.000 abitanti. Non sono d'accordo con questo obiettivo, non posso esserlo d'accordo, non possiamo essere d'accordo con questo obiettivo. È vero, lo dice la Comunità Europea, ma io dico che il nostro obiettivo deve essere morti zero. Nessuno si deve fare male quando è in strada. Né chi guida la macchina, né chi guida lo scooter, né i pedoni, né gli anziani, né i giovani, né i bambini. Per noi questo deve essere l'obiettivo. La seconda cosa sulla quale ho dei commenti, o esprimo anche del rammarico, è che nonostante su questo si siano fatti degli sforzi da parte degli addetti ai lavori, perché noi abbiamo, senza citare persone, ma comunque le strutture composte da persone estremamente professionali, il punto è che di tutto questo cosa si è fatto? Cosa è stato misurato per capire se siamo arrivati a Dama, se abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci si è prefissi nelle precedenti amministrazioni? Tutto questo non è accettabile, non si può continuare così. Occorre che, oltre ad individuare azioni, a creare organismi, occorre la volontà politica per fare le cose, per mettere in atto le misure e misurarle. Non mi dilungo oltre, io credo che congiuntamente con i dipendenti di Roma Capitale, che hanno delle professionalità estremamente valide, non mi riferisco soltanto al gruppo dell'Agenzia di Mobilità, ma anche nel Dipartimento SIMU, nei municipi, nella Polizia Locale, ci sono tutte le premesse per poter fare bene. E in tale contesto quello che viene proposto oggi con questa delibera, ovvero la trasformazione di questa consulta cittadina da una mera e propria istituzione consultiva ad un organismo, invece a un tavolo tecnico che deve arrivare con delle proposte, all'interno del quale ci sono i rappresentanti politici o amministrativi che devono assicurare lo svolgimento di questi lavori, io credo che noi potremo dare un contributo serio ed importante. Grazie Presidente.